Grazie a tutti, grazie per l'invito Mirko, grazie a tutti i presenti per essere venuti. Nonostante il caldo, le notizie importanti che arrivano dall'Europa, è importantissimo, entrare in gamba tesa in questo contesto, in questo discorso, perché qui ci giochiamo il nostro futuro. Noi siamo rimasti davvero colpiti dall'ennesimo, allarmante e preoccupante rapporto dell'ISPRA, che puntualmente ogni anno pubblica un rapporto sui pesticidi utilizzati in agricoltura, sulla contaminazione dei nostri suoli e delle nostre falde acquifere. Ebbene, è risultato anche quest'anno che più del 60% delle acque di superficie, di profondità, quindi i nostri laghi, i nostri fiumi, le nostre falde acquifere, sono contaminati da pesticidi. E tra questi c'è anche il famoso erbicida glifosato che se ne sente parlare in questo momento, visto che in Europa ancora tarda ad arrivare questo divieto di autorizzazione per gli Stati membri. Io spero che l'Italia si faccia sentire con forza, perché è bello parlare di agricoltura, è bello parlare di sostenibilità, però poi alla prova dei fatti i governi spesso cedono alle pressioni delle grandi multinazionali. Ecco, c'è un bisogno davvero disperato di parlare di questi argomenti, di parlare di riconversione. L'Italia ha buttato, diciamo, dalla finestra un'occasione d'oro, che era l'Expo. Da noi è sempre stata criticata questa manifestazione, che poi alla fine si è rilevata, si doveva discutere di queste cose importanti, di alimentazione, di come nutrire il mondo, visto che nei prossimi anni, la popolazione del mondo crescerà in maniera esponenziale. Parlare appunto di come nutrire il pianeta e come portare avanti un discorso anche di energia per poterlo appunto, per poter appunto sfamare i popoli. Invece si è parlata dell'ennesima fiera delle multinazionali che sono magari le stesse che hanno causato la fame nel mondo. In politica noi riteniamo che bisogna sempre dare l'esempio. Se l'esempio dell'Italia al problema del consumo del suolo, al problema della sovranità alimentare, e se l'Italia, come esempio, mette in piedi un'organizzazione come quella di Expo, che ha causato una cementificazione su dei terreni agricoli, che ha comportato anche la promozione di varie multinazionali che di fatto hanno sfamato il pianeta, di certo non possiamo sostenere questo principio e di certo non possiamo dare il buon esempio al mondo di come poter superare questo grandissimo problema. Noi invece abbiamo partecipato all'Expo dei Popoli, sempre lì a Milano, e abbiamo parlato con i veri protagonisti dell'agricoltura italiana, ovvero i contadini, che stranamente sono stati messi da parte da questa manifestazione, dove si parlava proprio di loro. Io voglio ricordare, anche la FAO ha detto. Cioè, oggi è grazie ai contadini che si sfamano i popoli, grazie ai contadini che noi abbiamo sul tavolo il cibo fresco e di stagione. È grazie all'agricoltura familiare, tant'è vero che nel 2014 è stato proprio l'anno internazionale dell'agricoltura familiare. E noi abbiamo pensato di portare nelle istituzioni, in Commissione Agricoltura, delle proposte, una proposta di legge che metta al centro questa dimensione contadina in chiave contemporanea. Perché parliamoci chiaro, l'Italia non è, non, è tutto un altro mondo diverso rispetto agli Stati Uniti. Noi non abbiamo un'agricoltura intensiva industriale come appunto magari in Francia o negli Stati Uniti. Noi abbiamo un'agricoltura tradizionale che è piccola, di piccola scala, non di grande scala, che spesso noi sappiamo distinguerci per la nostra qualità, non sulla quantità dei prodotti alimentari. Questa cosa però piano piano nel corso degli anni noi ci stiamo omologando alla stessa tendenza degli Stati Uniti. Poi se mettiamo in considerazione il pericolo che incombe con questi trattati, che purtroppo molti di questi già esistono, io mi riferisco all'accordo UE Marocco che ha penalizzato l'ortofrutta soprattutto nel Mediterraneo. Io sono, non so se si è sentito, ma io sono un calabrese e in Calabria questo problema è molto risentito da parte dei produttori. Abbiamo le arance che marciscono a terra, quando invece nella grande distribuzione abbiamo le arance del Marocco che magari non rispettano per primi tutti i regolamenti sull'utilizzo massiccio di pesticidi e fitofarmaci, addirittura in alcune zone ancora è utilizzato il DDT.
Non rispettano neanche la questione lavoro, quindi magari il costo del lavoro lì è più basso e si utilizzano anche persone trattate come schiavi per raccogliere le arance e ovviamente non si rispetta neanche l'ambiente. E noi importiamo queste arance a un costo più basso e lasciamo morire le nostre arance a terra. Lo stesso vale per la Sicilia, per la Puglia, Basilicata, Campania, insomma, questi trattati di certo non hanno favorito la nostra agricoltura di qualità. Con il famoso TTIP praticamente è il colpo di grazia, è il colpo di grazia. Quindi è chiaro che noi dobbiamo assolutamente percorrere una strada del tutto diversa da quello che stanno portando avanti i vari governi, perché poi alla fine cambiano i personaggi, ma la linea è sempre quella purtroppo, dal governo Berlusconi, governo Monti, governo Letta, alla fine la sostanza non cambia, non cambia assolutamente. Ed ecco che per noi è fondamentale valorizzare e promuovere magari un'agricoltura diversa, a basso impatto ambientale, un'agricoltura che parli di biologico, di biodinamica, di permacultura, perché esistono, ci sono, esiste una rete di contadini che vuole appunto essere considerata. E noi appunto abbiamo proposto una proposta di legge innanzitutto per riconoscere questa figura dell'agricoltore contadino, riconoscere anche il ruolo che ricopre, perché noi riteniamo che il contadino che porti avanti un'agricoltura biologica può essere considerato anche come un custode della terra, e quindi riusciamo anche ad affrontare il problema dei nostri suoli, della desertificazione, della cementificazione, del dissesto idrogeologico. Quindi è importante portare avanti questo tipo di agricoltura, è importante anche concepire in un modo diverso la nostra terra, il nostro suolo, che è una delle risorse più importanti, non rinnovabili, che abbiamo. Ed è chiaro che, è assolutamente chiaro che dobbiamo fare di tutto, anche in vista dei cambiamenti climatici in atto. Io voglio ricordare una breve parentesi. Noi abbiamo affrontato, sia attraverso delle mozioni, attraverso delle risoluzioni, il problema dei cambiamenti climatici in agricoltura. A Parigi non se ne è parlato dell'agricoltura come conseguenza dei cambiamenti climatici. Spesso quando si pensa ai cambiamenti climatici si pensano alle grandi industrie, agli impianti inquinanti, ma l'agricoltura è complice di questo cambiamento in atto. È complice e spesso non se ne sente parlare. Quasi un terzo dei cambiamenti climatici sono dovuti proprio a causa dell'agricoltura industriale, da questo tipo di agricoltura industriale, insomma. Quindi la chiave qual è? La chiave è quella di riconvertirci, la chiave è quella di pensare all'agroecologia, alla permacultura, a questi sistemi resilienti ai cambiamenti climatici in atto. E ovviamente non possiamo tralasciare il fatto che attraverso i fondi europei, attraverso la PAC e attraverso il PSR, noi ad oggi stiamo continuando a finanziare queste aziende che utilizzano in modo massiccio fitofarmaci e pesticidi. Addirittura in Calabria io ho scoperto che per la prossima programmazione 77 milioni di euro verranno destinati ad aziende che continuano ad utilizzare glifosato e altri pesticidi vari. Invece di portare avanti una politica del tutto diversa, che guardi appunto al rispetto della natura, al rispetto della salute e al rispetto del lavoro, continuiamo ancora a prorogare questo sistema che, come è stato detto anche da Carlo Petrini, questo sistema agroalimentare è criminale. Perché se ad esempio a Rosarno, ripeto, c'è questo problema in cui si preferisce lasciare le arance a terra piuttosto che raccoglierle, vuol dire che c'è davvero un disperato bisogno di un cambio di modello. E la grande distribuzione soffre questa grave crisi e le conseguenze sono queste, anche quelle delle sommosse e delle tensioni sociali che stanno avvenendo anche in questi giorni purtroppo a Rosarno. Ma dall'altra parte, proprio in quei territori, c'è già chi porta avanti un'agricoltura contadina, un'agricoltura sostenibile. E guarda caso, queste persone non soffrono la crisi. Queste persone, questi piccoli produttori, assumono, a volte anche a tempo indeterminato, i migranti, i braccianti agricoli che spesso vengono trattati da schiavi, ma da loro no. Loro, attraverso circuiti di filiera corta, attraverso anche i famosi GAS, che sono i gruppi di acquisto solidale, riescono a garantire un reddito costante nel corso del tempo, nonostante le stagioni. E io vi voglio parlare anche di un altro esempio molto, molto bello che sempre sul mio territorio si sta portando avanti. Io conosco un mio amico che aveva tanta terra a disposizione, eppure ha pensato,
Piuttosto che magari pensare sempre ai prezzi del grano, ai prezzi del pomodoro, del mercato, della globalizzazione e viceversa, ho pensato bene, mi dice questo mio amico, di affittare piccoli pezzetti del mio terreno alle famiglie e ha creato gli orti di famiglia. Questo lo ha ideato, diciamo, più di un anno fa. A distanza di un anno, 200 famiglie nel Catanzarese scendono in campagna, stanno in contatto con la natura, stanno in contatto con la propria famiglia, mangiano e coltivano i prodotti di stagione, quindi frutta e verdura di stagione. Ed è un cambiamento epocale, perché queste famiglie non vanno nella grande distribuzione a comprare le zucchine e i peperoni, ma vanno nel proprio orto, lo curano, lo gestiscono loro e mangiano loro i loro prodotti, che loro stessi appunto seminano in questi orti. E spesso anche Beppe ne parlava, no? Gli orti sovversivi. Ebbene, gli orti devono essere considerati in questo senso, perché se noi portiamo avanti questo concetto di agricoltura, ovviamente è un'agricoltura che non ha bisogno di petrolio, è un'agricoltura che non ha bisogno di tanto spreco di energia nei trasporti e cose varie, ma è un'agricoltura praticamente sostenibile, diretta. Ed è questo quello che noi vogliamo fare. Addirittura spesso ci scontriamo con dei modelli ancora industriali sui nostri territori. Spesso sentiamo parlare, quando ci vendono queste grandi opere o queste grandi centrali inquinanti nei nostri territori, spesso la politica tradizionale ci dice: ma questi impianti servono perché portano lavoro, portano sviluppo. Bene, io in Calabria vi posso dimostrare, ad esempio, l'area industriale, quella più grande, era quella di Crotone, e oggi a Crotone si muore di tumore, oggi a Crotone praticamente c'è solo morte e disoccupazione, non c'è sviluppo. Allora bisogna un attimino essere coerenti, la politica deve essere coerente, perché sempre nel mio territorio addirittura vengono fatte delle leggi regionali per proteggere delle zone, delle valli che sono biologiche, per proteggere appunto questi produttori, e poi magari in quei territori si autorizzano delle grandi discariche per rifiuti speciali. O addirittura vi potrei parlare anche della centrale del Mercure, che è una centrale tanto voluta da questo governo e anche dall'Enel. Una vecchia centrale nel mezzo del Parco Nazionale del Pollino, dove si campa di agricoltura e di turismo. Allora, non, o l'una o l'altra, o l'una o l'altra. Ed è per questo che noi abbiamo proposto nel collegato agricolo una norma, di tutto rispetto, a mio parere, che prevedeva appunto il divieto di poter costruire delle centrali inquinanti laddove c'è un'agricoltura di qualità, laddove c'è un'agricoltura sostenibile. Ebbene, dovete sapere che il vice ministro all'epoca lì in commissione mi disse: Parentela, noi siamo d'accordo con lei, però questo emendamento è un po' troppo irruento. Ho detto: sono irruento io che propongo di salvaguardare il territorio, lo sviluppo e il turismo, oppure è irruento il governo che mi accende una vecchia centrale a biomasse nel pieno Parco Nazionale del Pollino? Allora, o l'uno o l'altra, e noi abbiamo già in mente qual è l'idea nostra di paese. E la politica, quella seria, quella concreta, deve saper coniugare salute, il rispetto della salute, il rispetto dell'ambiente e il lavoro, lo sviluppo. Se la politica riuscirà a coniugare questi tre concetti, sicuramente potremo parlare di futuro per le prossime generazioni, perché continuando di questo passo non ci potrà essere futuro né per le prossime generazioni, né per la nostra agricoltura e né per la nostra salute. Grazie per la vostra attenzione. E grazie mille a Paolo Barentela.